Buonasera e bentrovati al nostro TG Omnia News. Iniziamo il nostro telegiornale con la politica. Fumata nera per la mozione di sfiducia a Patti. Per il bene della città, meglio il peggior sindaco che il commissario. Frase pronunciata dal consigliere comunale Nino Di Dio Calderone, tra l'altro favorevole alla mozione di sfiducia, a nome della compagna e collega Mariella Gregorio Nardo, essendo impossibilitata a intervenire alla riunione, dice Calderone, in quanto, come è notorio, in dolce attesa e pronta a lieto evento. Mi ha dato il compito di riferire e spiegare il perché del suo voto contrario. È andato dunque a vuoto il tentativo di raggiungere direttamente il quorum delle 14 firme necessarie in modo da presentarle direttamente nel prossimo Consiglio Comunale. Secondo quanto emerso al termine della riunione, ne è mancata soltanto una, per cui, almeno per l'immediato, Aquino rimane primo cittadino. Stesso discorso naturalmente per i consiglieri comunali che restano al loro posto e quindi niente arrivo del commissario. Inoltre il presidente del consiglio Giorgio Gangemi ha preannunciato che nella giornata di oggi si terrà una riunione con i capigruppo in modo da stabilire i punti all'ordine del giorno da discutere nel consiglio comunale che sarà convocato per la prossima settimana. Su questa importante tematica l'editoriale del nostro direttore Carmelo Ferro. Sia ben chiaro, il sindaco della città di Patti non è che faccia una bella figura, però quella frase forte pronunziata da Di Dio Nino Calderone a nome della compagna e collega di banco comunale, si intende, Gregorio Maria Nardo, ha avuto il potere di bloccare definitivamente, si fa per dire perché potrebbe sempre ripresentarsi, la mozione di sfiducia nei confronti del primo cittadino. Una frase forte ad effetto, ma che sta a significare che è meglio veramente avere un sindaco che a loro giudizio non sia granché, però ha il grande potere di evitare la presenza di un commissario che, parliamoci chiaramente, se ne frega benissimo della città che deve governare, con tutto il rispetto. Ciò che significa? Intanto che la stessa cittadinanza non riesce a capire il perché questa mozione di sfiducia venga presentata a solo 9 mesi dalla prossima votazione. Ecco, ma non si poteva presentare prima? Altra domanda che si pongono, e giustamente dice, perché se il sindaco non andava già 2 anni fa, non si capisce il perché si è dovuto aspettare proprio questo momento. Quindi questi sono i pro e i contro di questa situazione, e noi, come emittente televisiva che ha sede a Patti, ecco, pone alla vostra attenzione che siete quelli che dovete decidere con un vostro, mandando un sondaggio, siete favorevoli o no? Ecco, si attendono le vostre risposte nel nostro sito, e quindi noi daremo chiaramente ampio spazio per far capire ancora una volta che dovete essere voi, cari cittadini, a giudicare, ad esprimere la vostra opinione, in modo che consigliere comunale e lo stesso primo cittadino debbano rendere conto a voi che siete i veri padroni della città di Patti. Riprendiamo la linea con un'importante notizia proveniente dalla regione siciliana. Per l'onorevole Laccoto è il momento della svolta. È stato un voto importante che potrebbe significare la svolta per la sanità siciliana. Così il deputato regionale del Partito Democratico Giuseppe Laccoto, componente della 6ª Commissione dell'ARS, commenta l'approvazione delle linee di indirizzo regionali per la rideterminazione delle dotazioni organiche e per l'adeguamento degli atti aziendali del servizio sanitario regionale. In particolare, entro il 30 settembre prossimo, le ASP dovranno adottare le nuove piante organiche ed entro il 30 novembre dovranno avviare le procedure dei concorsi per il reclutamento del personale. Da oggi si possono anche stabilire tempi certi per lo svolgimento di nuovi concorsi per coprire i posti vacanti nelle piante organiche. Adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità.
Bentornati e riprendiamo con una notizia che riguarda la nostra città. Apprendiamo dal nostro collega Salvatore Pizzuto che procedono con molta celerità i lavori di manutenzione straordinaria del campetto di Calcetto di Contrada San Giovanni. La ditta Nasisi, aggiudicataria dell'appalto, ha già provveduto alla scarifica del terreno, la pulizia delle caditoie perimetrali e della condotta di smaltimento delle acque meteoriche e sostituito la rete metallica di recinzione. A giorni si passerà alla stesura di un conglomerato bituminoso per uniformare la superficie alla posa del manto in erba sintetica di ultima generazione. Prossima fase, la sistemazione dell'impianto di illuminazione e l'installazione delle porte da gioco. Si tratta di un intervento che ritenevo giusto fosse realizzato in un quartiere a forte espansione abitativa, ha dichiarato il sindaco Aquino. Per troppi anni quel campo di calcio è stato lasciato abbandonato nonostante le richieste di intervento da parte dei residenti e di tanti giovani amanti del calcio. Adesso, grazie a un residuo di mutuo per lavori al campo Gepi Faranda rimasto inutilizzato, conclude il sindaco che il campetto sarà rimesso a nuovo permettendo a tanti giovani di coltivare la loro passione per il calcio, organizzando anche tornei e altre manifestazioni collaterali. Passiamo adesso alla cronaca. Messina. Sono 16 gli ultras destinatari dell'ordinanza di misura cautelare emessa dall'autorità giudiziaria a seguito degli episodi di violenza verificatasi lo scorso 30 maggio in occasione dell'incontro di calcio Messina-Regina, che ha determinato la retrocessione della compagine locale. Nella circostanza, uno sparuto gruppo di ultras della Messina si era lasciato andare a gravi episodi di danneggiamento in danno all'impianto sportivo e di violenza nei confronti delle forze dell'ordine. Diventano quindi 24 le persone arrestate a seguito delle indagini svolte dalla Digos, che da stamane sta eseguendo l'ordinanza di misura cautelare con l'arresto di altri 12 ultras e la sottoposizione all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di ulteriori 4. Chiudiamo con Taormina. Ha richiamato l'attenzione del pubblico internazionale la mostra di design allestita nell'ambito di Taomoda, fino a domenica scorsa all'NH Collection di Taormina. Oggetti semplici e complessi allo stesso tempo, prodotti con processi industriali ma assemblati con tecniche artigianali che esaltano la creatività Made in Italy dei designer partecipanti al concorso Design What Up. Vincitrice è stata l'architetto Ivana Laura Sorge, premiata sul palco del Teatro Antico sabato sera durante il Galà di Taomoda. Ad accompagnare l'esposizione delle opere anche l'esotopo di Rosa Vetrano, un mix sapiente di moda e architettura. E per questa sera è tutto, vi auguro un buon proseguimento di serata.